una grande persona di squisita sensibilità, che ha illustrato in una plaquette numerata questa poesia. Abbiamo qua Cristiana Isoleri, qua in seconda fila, che è venuta proprio accompagnata dal nostro amico Guaracino. E sono, la leggo proprio come omaggio anche a lei, perché è una persona a cui sono molto legato, voglio molto bene e stimo profondamente come artista. Cristiana, mi hai sentito? Sì, ti ho sentito. Scusi, scusi. Allora, la poesia è Enea, modo di parlare della ninna Nanna del fuoco. Anche questo è un sogno, come era un sogno anche l'Alto Velier. La neve e la luna sulla neve, e noi nel silenzio sotto la luna. È bianca, rotonda, silenziosa la luna nel cielo, lassù. È il cielo così chiaro, e l'aria anche chiara, quasi latte. È latte, il cielo laggiù che si incurva tenero tra i monti, e neri monti, acuti incidono tagli nel cielo amoroso. O cielo amoroso preso di noi, e noi amorosi, presi di cielo, cielo di silenzio, sopra silenzio immenso di neve colore di rosa e viola sotto la luna, e rosa la luna, e viola il cielo teso come seta vibra, e la seta della mia gota come brivido, e brivido la tua gota un fiato della mia. Fiato, nuvole leggere corrono via e corrono intanto lassù alla luna anche i nostri occhi. O luna perduta, e noi perduti nella luna, e ogni cosa perduta in chiarore, e i monti e la distesa di neve, e noi sogno, e tutto che vediamo sogno, eterno, immobile, infinito, e a notte infinita. Immobile, eterna. E questa invece è, prima di leggervi poi a gentile richiesta di Guaracino, lettera alla madre di Quasimodo, leggo una poesia che mia madre ha dedicato a me. Eravamo andati appunto a Rocca Lumera, questo luogo da cui è origine la famiglia Quasimodo, a trovare e a vedere la tomba di mio nonno. Ecco, questa è la poesia che è nata appunto nell'agosto di alcuni anni fa, proprio a Rocca Lumera. Anche la tomba dove eterno dorme il padre di tuo padre è alta sulla collina e guarda al mare, alle Calabrie, assopite sopra acque viola. Pietra su pietra, lassù, alveari di silenzio, celle chiuse a colombe, finestre murate al sole, con olivi e limoni e le spine vane dei fichi d'India, d'eguale sangue sui marmi, nomi insistiti con amore, cifre di stagioni consumate in lacrime e sudore, così amore. Come gioia e l'estate, l'inverno, il nascere e il morire livellati con giustizia nei volti indifesi al lampo del magnesio, l'uomo e la sua donna, profili serrati, occhi fissi al soffitto d'agonia, calato giù d'un solo colpo, tagliola inesorabile. Fuori, di là dal muro, ancora oggi. Nel sonno dell'isola, la pecora e l'agnello, il pastore e il suo cane,
per la fame e l'arsura, ripetono la vita. Sto pubblicando, appunto, anche dopo la scomparsa di mamma, dei libri, cercando i suoi innumerevoli quaderni che ha scritto da quando aveva 16 anni fino alla sua morte, 86 anni, quindi si può immaginare la quantità di questo materiale. E ogni volta che uno li apre è veramente una sorpresa, è qualcosa che ci incanta. Quindi sono già usciti vari libri, ecco, il primo è L'arte del silenzio, poi è uscita Forse tutto non è stato, e poi via via, adesso l'ultimo si chiama Lontano da gesti inutili. Il fuoco tra le dita. Questo dice tutto il titolo, perché era proprio lontana da qualsiasi cosa superflua, qualsiasi cosa decorativa, arrivava sempre all'essenziale, tutto quello che veramente conta nella vita, nella sua creatività, nella danza, via tutto, via scarpette, via tutto, via tutto, soltanto una tunichetta, basta. E poi c'è il corpo, chiaramente, che è quello che conduce alla danza. Lettera alla madre, la poesia che Quasimodo avrebbe salvato, era una domanda un po' idiota di un giornalista che, se lei avesse un mitra puntato alle spalle e dovesse bruciare tutta la sua opera, quale sceglierebbe? Lui indica questa poesia perché è un po' la somma di tutte le lettere che avrebbe voluto scrivere alla madre durante l'esistenza e non ha avuto molto tempo per farlo, e anche perché la indica come, diciamo, desiderio di teatro alla nuova generazione poetica. Il verbo zeomai vuol dire far vedere, ed è da questo verbo che deriva la parola teatro. Teatro, secondo Quasimodo, è qualcosa di fa vedere. E secondo lui la parola evoca un'immagine, quindi fa vedere. Se uno si mette in ascolto di una poesia e ha in se stesso un bagaglio di immagini, sappiamo tutti che cos'è un fiume che scorre, sappiamo che cos'è uno scalo ferroviario, un orologio, non c'è bisogno, però viene evocato e basta che uno si metta in sintonia con chi propone la poesia per creare questa forma di teatro che c'è anche nel testo, in quanto c'è un po' un dialogo tra lui e la madre, ecco, lontana. Mater dolcissima, ora scendono le nebbie, il naviglio urta confusamente sulle dighe, gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve. Non sono triste nel nord, non sono in pace con me, ma non aspetto perdono da nessuno. Molti mi devono lacrime, da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi come tutte le madri dei poeti, povera e giusta, nella misura d'amore per i figli lontani. Oggi sono io che ti scrivo. Finalmente dirai due parole di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto e alcuni versi in tasca. Povero, lo uccideranno un giorno in qualche luogo. Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo di treni lenti che portavano mandorle e arance alla foce dell'Imera, il fiume pieno di gazze, di sale, di eucaliptus. Ora ti ringrazio, questo voglio, dell'ironia che hai messo sul mio labbro, mite come la tua. Quel sorriso mi ha salvato da pianti e da dolori, e non importa se ora qualche lacrima per te, per tutti quelli che come te aspettano,
e non sanno che cosa. La gentile morte, non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro. Tutta la mia infanzia è passata sullo smalto di quel quadrante, su quei fiori dipinti. Non toccare le mani, il cuore dei vecchi. Ma forse qualcuno risponde: morte di pudore, morte di pietà. Addio, cara, addio, mia dolcissima madre. Facciamo un po' di pettegolezzo. La prima volta